fatto il 209, e Maria Valtorta che l'ha fatta, la numerazione delle pagine. Come no, La no, numerazione. la numerazione in genere non è di mano di Maria Valtorta. Alcuni quaderni li ha numerati, forse questo l'ha numerato lei. Sul catalogo c'è scritto quando l'ha numerato Maria Valtorta. La numerazione invece che non è di Maria Valtorta è progressiva da un quaderno all'altro e ci sono molti errori, salti, per cui venivano fuori circa 15.000 pagine, mentre ricontrollando bene pagina per pagina, le pagine sono 13.000, è segnato qui, quaderno per quaderno, e c'è qui il totale. Dunque il totale, puoi leggerlo te, il totale delle pagine, 13.193. 13.193. In alcuni quaderni Maria Valtorta ha fatto l'enumerazione, però ha fatto l'enumerazione ripartendo da uno, la numerazione per quel determinato quaderno, in alcuni quaderni, quindi da 1 a 100, da 1 a 90, a seconda delle pagine del quaderno. Mentre la numerazione è di altra mano, che non so se è di Padre Berti, ma non credo, non è la scrittura di Padre Berti, non so chi è stata, ma è stata certe volte anche con inchiostro rosso, è una numerazione progressiva, che doveva fare il computo totale dei quaderni. Però, siccome è stata una numerazione manuale, sono stati fatti degli errori che sono annotati. A volte anche se si passa, si saltano 100 pagine, che so, si salta da 99 a 200 anziché da 99 a 100, così, cosa del genere, eccomi. Però poi io le ho ricontrollate pagina per pagina e ho avuto questo totale. Quindi ogni quaderno c'è il numero delle pagine effettive, le pagine autografe eccessive. Quindi c'è diciamo, il totale parziale fino a quel quaderno, cioè il totale di quel determinato quaderno e poi il totale parziale, quaderno per quaderno, fino ad avere il totale alla fine che è di 13.000 rotti, eccetera. E quelle sono correzioni del esattamente. Sì, probabilmente questa è una parola riscritta meglio. Poi ci sono Capicolore. anche capicolore, sì. E poi ci sono anche dei disegnini quando faceva, no? Ci sono anche nei quaderni. Ce ne sono in questo quaderno? Non sappiamo, no? Come? Già nel secondo quaderno, questo che abbiamo davanti, non ci sono disegni. No, no, i disegni sono soprattutto verso la fine, durante gli anni di vita pubblica, quando fa degli schizzi delle piantine che sono riprodotte poi sull'opera stampata, sono riprodotte fedelmente, e anche con le didascalie, con tutto, no? Qui forse in queste riproduzioni forse non ce n'è neanche una, però. Ecco, questo è possibile mostrare, poi. Toccare, tale ma non toccare. La data lì è 11 luglio. Quindi abbiamo detto che in alcuni quaderni non sono consecutivi i dettati, Sì, cambiano, sì. ci sono dei salti. Il 9 luglio 1943. Come ripeto, su questa pubblicazione c'è scritto anche il contenuto di ogni quaderno, se riguarda l'opera maggiore, se riguarda quale capitolo, se riguardano invece dei cosiddetti diari, molti. Gli scritti raccolti nei tre volumi dei quaderni vengono chiamati a volte diari, molti li chiamano i diari, quindi i diari, cioè che scrive giorno per giorno. Quei puntini che vedo, puntini tra tutti,
Beh, questi sono riprodotti anche sul testo, sono dei puntini Di di sospensione. sospensione. Sono... 14 maggio. Questo probabilmente deve essere... Cosa c'è scritto qui? Forse... Dunque, redimisti meo Deo in sanguine. Sì, questo è riportato sui quaderni. Sembra che questa è una poesia proprio di Maria Valtorta dedicata a Gesù. Ah, ecco, quando lei parla di poesie che aveva scritto da giovane, che riguardavano la passione, e le riporta. E sono sui quaderni, questi sono sui quaderni, Sui no? quaderni che si chiamano quaderni perché sono le pubblicazioni che non fanno parte dell'Evangelo, questo è il Dell'Evangelo. lavoro di andare a cercare. Quindi come sono stati archiviati i file scansionati delle pagine? Come fate a ritrovarli? Sempre esattamente quello che sta facendo adesso il dottor Emilio Pisani. Noi cerchiamo sull'indice generale quel brano dell'Evangelo a quale pagina corrisponde e a quale quaderno originale. E poi vediamo dal quaderno la numerazione della pagina che è stata messa, poi facciamo una ricerca visuale, cioè leggiamo fino a trovare il punto esatto. La parola che cerchiamo e la visualizziamo. Questo sembra una caratteristica che spesso succedeva di avere dei fogli aggiunti perché il quaderno in realtà era terminato, ma la scrittura ancora doveva continuare. Quindi la stessa Maria Valtorta aggiungeva dei fogli. Riusciva a mano e continuava la scrittura e si vede che i fogli sono diversi. Qui si ritrova tutto, per cui quando noi dobbiamo andare a controllare una parola, perché magari un lettore ci dice: ma questa parola non si capisce, l'avete scritta bene? Noi per ritrovarla sul quaderno autografo ci serviamo di quest'indice e lo ritroviamo immediatamente. Ritroviamo la pagina autografa e andiamo a vedere quella parola, capito? Questo è un lavoro, insomma. Allora, Chiaro? chiarissimo, grazie. Queste anche le possiamo, anche solo per inquadrarle, Sì, adesso le mostriamo dal lato della telecamera. questa è una delle copie da telo scritte di Padre Migliorini, sulle quali interveniva Maria Valtorta o per correggere degli errori di trascrizione o per inserire delle sue annotazioni, alle volte mette anche dei riferimenti biblici, o per inserire delle note autografe di cui noi abbiamo tenuto conto nell'apparato critico dell'opera, come ho già detto, e così via. Ecco, ci sono delle pagine, sì, questo è un foglio inserito, che alle volte ci sono, sì, questa è una trascrizione forse di qualcosa, sì, che non riguarda, alle volte non riguarda Maria Valtorta, però è rimasto qui, alle volte troviamo anche un ritaglio di giornale. E viene annotato. Ecco. E sono, beh, qui potrei fare a meno anche dei guanti, comunque. Ecco, qui è una pagina piuttosto pulita. E Questo questo è è un un lavoro, un forte. Ecco, queste sono annotazioni di Maria Valtorta sul quaderno, sul dattiloscritto. Però bisogna vedere pure
il lavoro che ha fatto Padre Migliorini, trascrivere tutto a macchina, battendo... credo che sia stata anche Marta nella seconda fase. Sì, anche Marta ha trascritto. Quando Padre Migliorini fu trasferito. Esatto, anche Marta trascriveva a macchina. E Marta forse faceva qualche errore in più perché... Quindi queste sono le note di correzione. Queste sono delle aggiunte che bisogna vedere se sono aggiunte perché sono state saltate dall'autografo, ma certe volte invece sono state aggiunte di proposito da Maria Valtorta. E questo è sempre annotato sulla stampa, è sempre annotato. E ci spiega un attimo invece il discorso del dattilo scritto 1, dattilo scritto 2 che veniva sì, perché probabilmente, se ricordo bene, il dattilo scritto 1 riporta quaderno per quaderno, invece il dattilo scritto 2 riprende soltanto quello che riguarda l'opera maggiore. Comunque io mi ricordo una cosa, che il contenuto dei quaderni non era dattilo scritto, l'ho dattilo scritto io. Io ho fatto il lavoro che ha fatto anche di Padre Migliorini, che alle volte, allora la casa editrice era nella mansarda di quel palazzo che vi ho mostrato stamattina, e d'estate io li battevo a macchina per non riprendere perché non si potevano comporre in tipografia direttamente dai quaderni autografi. Ho battuto a macchina tutto il contenuto dei quaderni, e mi ricordo che Claudia diceva, vedeva che siccome gli faceva molto caldo la mansarda esposta, mettevo anche in mutandine, c'avevo il mio piano e battevo a macchina, e questo anche è scritto da qualche parte. Sì. Quando è uscita la prima edizione? In che data? Nel 56 il primo volume, il quarto nel 59. Questo è il volumone. Sì, il volumone che poi fu cambiato il titolo, l'ho già spiegato, perché era già stato usato da una casa editrice per una pubblicazione in versi, è l'equivoco della parola poema, insomma, ecco. Considerate che questa è la prefazione fatta da Padre Berti, ma firmata dall'editore in forma anonima. Vabbè, adesso posso anche fare a meno dei guanti, perché i libri ci possono... Quindi era del Cavaliere di Campisani, l'editore del primo. Come vedo lì c'è scritto firmato l'editore sulla sì, pagina. Sì, l'editore siamo noi. Sì, quindi... Però la prefazione l'ha scritta Padre Berti. Ah, ecco. A nome nostro. Okay. Sì. Che poi anche questa prefazione è stata criticata da Sant'Uffizio, vabbè. Poi facevamo riferimento a Dante. L'autore innamorato di Dante ha trattato argomenti alti e profondi, vasti e luminosi. Ha scelto anzi il tema più bello che si possa mai immaginare, il tema che è capace di illuminare la mente e di guidare la penna. E, a somiglianza di Dante, ci ha dato un'opera in cui, incorniciati da splendide descrizioni di tempi e di luoghi, si presentano innumerevoli personaggi i quali si rivolgono e ci rivolgono la loro dolce o forte o ammonitrice parola. Ne è risultata un'opera umile e imponente, l'omaggio letterario di un dolorante infermo al grande consolatore Gesù. Che era anonima, senza nome. Poi invece sull'edizione, quella in 10 volumi, abbiamo cominciato a mettere i cenni biografici di Maria Valtorta, che era morta quindi.
Tascabile. Mm? Un'edizione tascabile. Sì. E io con questo mattone mi trasferii a Roma per una settimana e andai a trovare tutte le personalità che avevano apprezzato l'opera con i loro attestati. Direi che è uscita. E alcuni divennero propagandisti, come Corsanego, Carinci, Pende. Questo ne ha già parlato, l'incontro con Maurizio Raffa, eccetera. In questa foto si vede la penna, sì. È una stilografica. Sì, da qui è stato ripreso il ritratto di Ferri da questa foto ingrandita. Beh, Ferri l'aveva conosciuta personalmente. Anzi, Ferri ha fatto un ritratto di Maria Valtorta de visu, un volto, e poi ci fece mettere la firma da Maria Valtorta, Non l'abbiamo? Sì, poi lo mostreremo. Eh? Sì, anche se è stato già mostrato. Sì, sì. A casa ho una riproduzione fedelissima, ma penso che noi abbiamo qui l'originale da qualche parte, vero? Di questa, sì. Qui c'è abbiamo una copia. Sì, sì. Quello che è, perché Ferri era molto bravo nel ritrarre lo sguardo, gli occhi. Sì, e poi era un bravo ritrattista, questo sì. Però questo ritratto, Maria Valtorta, è senza collo, per cui questo viso rimane così tozzo, rimane qua, per cui è anche difficile riprodurlo, inquadrarlo, però è molto espressivo, molto bello. E poi c'è la firma, perché Ferri fece questo ritratto guardando Maria Valtorta, no? E poi dice, signorina, lo firmi, e lei Maria Valtorta sotto, come se fosse lei l'autrice anche del ritratto, capito? Invece il ritratto ad olio, che è nella camera di Maria, lo fece dopo la morte di Maria, un anno dopo, copiando da questa foto, ed è diventata l'immagine ufficiale di Maria Valtorta, viene sempre riprodotta quella lì, è l'immagine ufficiale. Ai visitatori piace anche di vedere questo ritratto in capalletto. È nella casa adesso? Sì, in capalletto della camera di Maria Valtorta. Prima c'era il ritratto di Gesù. Ma questa camera ha subito tante trasformazioni, si vede anche dalle foto. In alcune foto c'è una specie di drappo dietro il letto che faceva da testata, un'altra volta c'è un ritratto di Gesù, quello stesso che poi fu messo in capo alla scala che io vidi la prima volta che andai in camera di Maria. Oppure un'altra volta c'è il ritratto di Santa Teresa, insomma ha subito molte piccole trasformazioni per quanto riguarda i tratti, eccetera, eccetera. E ci sono varie foto, le foto del 43, del 48, del 46, del 51, è sempre un po' diverse. Beh, queste sono foto che sono state riprodotte sull'autobiografia, su molte pubblicazioni, sono foto notissime. Anzi, fu come ho detto già, forse un giornalista nel fare un articolo su Maria Valtorta sulla base di questa foto, disse che Maria Valtorta era alta, invece no, Maria Valtorta non era alta, era di media statura. Questo era il ritratto che dicevo. Sì. Sì, questo è un altro. Questo è un disegno di Ferri, ora qui. Che noi le abbiamo riportate in camera di Maria, questo era l'originale, l'originale ce l'ha la fondazione ora, e ne abbiamo messo le riproduzioni e le abbiamo raggruppate perché ce n'era più di qualcuno, c'era il Cristo vivo e il Cristo morto, capito? E noi le abbiamo raggruppate nella camera di Maria. Puoi inquadrare sul tavolo con le due foto, così? Sì. È l'ultima foto. Questa è l'ultima foto. Mettiamole qua, così lui non deve fare il zoom. Questa è l'ultima foto presa, mi pare, nell'agosto del 61, quindi un paio di mesi prima della morte. E non mi piacque subito. Lo dissi a Marta.
E Marta mi disse, sì, perché io le ho riavviato i capelli. Cioè, non era così Maria Valtorta, ha un'altra espressione. I capelli hanno importanza, io lo so perché ne vado soggetto. E Marta forse fate fare questa foto, l'ha pettinata, che non era il suo aspetto ordinario, ha un po' deformato l'immagine di Maria Valtorta. Comunque è l'ultima foto di Maria Valtorta, difatti lo sguardo un po' così assente, ma non è proprio lei, ecco, come io l'ho conosciuta nei mesi precedenti, aveva qualche cosa di diverso. Però assente, però concentrato. Sì, sì, sembra... sì, 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 sì. Mi sembra vuoto lo sguardo. Sembra fisso su qualcosa che non vediamo. Che poi era anche in vita. Si vede la data, si vede il calendario. Sì, dunque quel calendario è rimasto quello che era, c'è ancora. È il calendario che si sfogliava giorno per giorno. E quel giorno era il 12 ottobre, era San Serafino Cappuccino, non mi ricordo. E io ho scritto sotto, ho scritto l'anno, c'è scritto a penna, 1961, quello l'ho scritto io, il giorno della morte. C'è scritto 12 ottobre e basta. Io ho scritto sotto 1961, scritto a penna. Quello è l'autografo mio. Quando andate in camera di Maria Valtorta, vedete scritto quel 1961, l'ho scritto io. Va bene, lo posso dire? Eh sì, è una grande rivelazione. Questa è importante. Quando quando è morta Maria Valtorta? Proprio il calendarietto, quello che si giorno per giorno, che si stacca il foglietto, è a blocchetto come si usava una volta, sì. Ed era rimasto, c'era la data del 12 ottobre, però non c'era l'anno, perché l'anno era sul primo foglio, no? Certo. E quindi io sotto ho scritto 1961, è rimasto così il calendario, non è stato più mosso, è stato rimasto il calendario, il giorno fissato, il giorno della morte di Maria Valtorta. I vestiti, gli abiti di Maria Valtorta sono anche questi, sia Isola dei Neri o sono... Dunque, in effetti gli abiti di Maria Valtorta non esistono, perché Maria Valtorta è stata a letto 27 anni. Esistono le camicie da notte. Ecco, le camicie. C'è qualche camicia da notte che conserviamo. Una camicia da notte mi pare che la prese Lorenzo Ferri, che c'era il parroco di Cave. Sapete che Lorenzo Ferri ha avuto un rapporto molto intenso di Cave, che poi ha dato tutta la sua produzione letteraria. E il parroco, Monsignor Lorenzo Castellani, che aveva la camicia da notte di Maria Valtorta e la portava quando andava in visita ai malati. E io gliela chiesi se poteva darmi, lui me lo promise, ma era già abbastanza vecchio, dopo un po' è morto, e quindi non so questa camicia da notte a chi è andata a finire. Era l'ultima camicia da notte di Maria Valtorta, quindi non ci sono abiti di Maria Valtorta, perché quasi 30 anni a letto, insomma. Non... Però gli indumenti invece sono rimaste altre, sono lì. Sì, c'è qualche cosa, la conserviamo, qualche camicia da notte, e poi c'è la divisa di Samaritana, ma quella l'abbiamo messa, abbiamo messo questo manichino e l'abbiamo sistemata in camera di Maria Valtorta in un angolo, quella è una novità, non c'era prima, logico, la divisa di Samaritana. Bene, grazie. Prego. Molte grazie. Ecco, allora adesso Carlo...